Non si terrà in piazza a causa Covid, ma lo spettacolo per salutare l'arrivo del nuovo anno, Passione Live Capodanno 2022, si farà nel cortile del Maschio Angioino e sarà trasmesso in diretta TV su diverse emittenti locali ed anche sul sito istituzionale del Comune. Dobbiamo riportare Napoli, diciamo, in una vetrina internazionale. Questo spettacolo che di Capodanno è un piccolo messaggio importante che noi mandiamo a tutti i napoletani e a tutto il paese. Napoli c'è, la sua tradizione musicale è viva, è fatta di artisti affermati ma anche di tanti artisti emergenti, e questo credo che sia anche un messaggio, lo dice lo stesso titolo, passione, la grande passione della nostra città per anche vincere la pandemia. Il programma presentato all'antisala dei Baroni con il sindaco Gaetano Manfredi e gli assessori al turismo di comune e regione si inserisce nella rassegna natalizia Rinascita, già partita l'8 dicembre scorso, con eventi in tutte le municipalità cittadine. Quando ci siamo insediate, la prima cosa che il sindaco mi ha chiesto di fare è organizzare delle iniziative per Natale e ripristinare il concerto di Capodanno. Abbiamo perciò pensato all'azione Rinascita, abbiamo spalmato l'azione in due parti, una che riguardava un po' più il Natale, infine dopodomani ci sarà il concerto di Capodanno. Lo spettacolo di Capodanno, in programma venerdì 31 dicembre dalle 21:30 fino a l'una, proporrà originali momenti di fusione tra le melodie poetiche di inizio secolo e quelle contemporanee interpretate con arrangiamenti inediti, un modo per promuovere la cultura campana attraverso la canzone classica e moderna napoletana. La Regione Campania investe molto sulla cultura, investe quasi 40 milioni di euro ogni anno nella strategia delle attività e dei beni culturali, crede molto in questo asset, crede molto che questo asset sia il centro di una prospettiva di sviluppo che riguarda tutte le attività economico-produttive. La serata sarà condotta da Gianni Simioli e Barbara Furia e sarà fruibile in diretta su Telecapri, Telea, TV Luna, Capri Event, Teleclub, TLA e Radio Musica Television, oltre che sul sito web del Comune di Napoli e in streaming su scabec.it e sull'ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania. Festeggeremo nelle case dei napoletani. È come stare in piazza, perché il cuore è uguale, la passione è uguale, non saremo vicini fisicamente, ma saremo tutti vicini nella speranza e nello spirito.